La Matera Arredamenti è mobili di qualità, consulenza ed emozioni. Matera Arredamenti è in via Selva San Vito 23, alla Terza. Oggi, 10 febbraio, il pensiero della nazione va alle migliaia di connazionali massacrati e gettati ancora vivi nelle foibe dai partigiani comunisti jugoslavi di Tito tra il 43 e il 47. Uno tra i peggiori crimini di guerra compiuti in virtù di una pulizia politica ed etnica che riguardò non solo nazisti e fascisti, ma anche uomini di chiesa, per costringerli a fuggire dalle province istriane, dalmate e della Venezia Giulia. Una nutrita e compatta comunità di profughi polesani si stabilì Via Marina di Ginosa, dove per l'occasione, il 10 febbraio di ogni anno, l'amministrazione comunale celebra la ricorrenza nel ricordo di quanto accadde, con l'impegno di far comprendere alle nuove generazioni gli orrori di cui l'umanità è stata capace di compiere affinché simili atrocità non possano più ripetersi. L'iniziativa è stata organizzata di concerto con l'Istituto Comprensivo Raffaele Leone di Marina di Ginosa e la Parrocchia Maria Santissima Immacolata. Diversi gli interventi che hanno dato luogo al dibattito, intervallato dalla proiezione di clip e da momenti musicali a cura degli studenti frequentanti l'istituto. Preziose sono state le testimonianze riportate dagli stessi profughi ancora in vita e che grazie ad un viaggio della memoria organizzato recentemente dall'amministrazione comunale hanno avuto modo, a distanza di tantissimi anni, di fare ritorno in quei luoghi dove il tempo è apparso fermo a quei giorni di un'infanzia profondamente segnata dai fatti. Sono venuto via da lì, avevo 10 anni. Nel 1946 avevo 10 anni e ricordo tutto, diciamo, ciò che succede. Poi a quell'età uno ricorda, rimane il ricordo, poi non si può dimenticare ciò che si è successo e ciò che abbiamo visto. Qual è il ricordo più brutto? Non voglio. Sono tanti? No, sono tanti i ricordi. Dopo tanti anni lei è ritornato su quei luoghi? Sì, sono ritornato e sono stato contento. Io ho visto cose che avevo visto, che mi ricordavo quando ero lì, e sono rimasto anche un po' male, perché erano abbandonate le case, abbandonato ciò che avevamo costruito negli anni, mio padre, i miei zii. Io mi rivolgo appunto a quei giovani: dovete difendere questi valori, che sono valori inalienabili, perché sono valori che servono, diciamo, anche per vivere civile noi qua, la pace, la libertà e la democrazia, perché la pace non è soltanto quella, per esempio, che facciamo tacere i cannoni, mettiamo gli aerei sotto gli hangar, le navi diciamo ancorate sul porto, una nave, ma la pace deve partire dai nostri cuori. I pericoli c'erano tutti i giorni, io compreso che ho un pericolo personale, in quanto, siccome la zona era militarizzata, c'erano proiettili, bombe, armi, tutte sparse nei dintorni. E noi, io che ero ragazzino, insieme agli altri, abbiamo trovato un ordigno bellico che non sapevamo che era un ordigno bellico. Abbiamo scambiato per una stupidata. Ed era in casa, vicino al focolare e alla stufa a legna, un contatto, qualche cosa, è esploso e mi ha amputato la mano. Noi come Marina di Ginosa abbiamo una comunità che vive qui, che viene da quelle terre, dalle terre istriane, che con il loro esodo poi sono diventati i nostri concittadini. Noi come amministrazione comunale già l'anno scorso abbiamo avviato questo progetto, l'abbiamo fatto in primis con loro, riportandoli all'interno di quelle che sono state le loro abitazioni, dove sono stati battezzati. Siamo stati lì a Pola, sul posto. Quest'anno l'abbiamo voluto estendere, alle scuole, coinvolgendo le terze medie. Incominciamo da oggi, dal 10 febbraio, che è il giorno del ricordo, con questa iniziativa fatta nel salone parrocchiale, dove andremo, oltre a vedere, diciamo, le immagini attraverso dei video di quella che è stata l'iniziativa dell'anno scorso, ci saranno anche degli intrattenimenti musicali a tema, con un confronto, un dibattito attraverso le testimonianze dei polesani. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato intorno a questo progetto culturale, quindi in primis la scuola Raffaele Leone e poi anche la parrocchia Maria Santissima Immacolata attraverso Don Renzo, che ha messo a disposizione il salone parrocchiale. Impariamo dai nostri errori, impariamo per il nostro futuro.
La Matera Arredamenti è mobili di qualità, consulenza ed emozioni. Matera Arredamenti è in via Selva San Vito 23, alla Terza.